usato di lusso. Ne vogliamo parlare con Giulia Tosi, che è proprietaria della Garderobe, no? È un nuovo negozio che esiste nella città di Arezzo, si trova nella zona Marchionna, e usato di lusso. Come ti è nata questa idea? Praticamente mi è nata parlando anche con delle mie amiche, anzi con un'amica specifica che conoscerete bene, una vostra cara conoscenza, certo. Laura Carli, che definisco la mia madrina, perché appunto sapendo il mio amore per la moda mi ha detto: ma perché non apri un negozio di questo tipo ad Arezzo, che manca? Un negozio come si può vedere a New York, a Milano, a, certo, Roma, a Roma, e che Arezzo, sì, sì, secondo me mancava. Quindi usato di lusso, sì, no? Che non vuol dire vintage, perché il vintage, insomma, ha una scadenza di anni 25, precisa. 25, esatto. Mentre invece, qui vediamo già il negozio, ecco, sì, vediamo qua il negozio. Mentre invece l'abbigliamento, e non solo, quanto massimo di tempo può avere? Può avere massimo 5 anni. Ecco, 5 anni. Da noi potete trovare delle borse che magari tuttora sono in boutique. Mm-hmm. Nel senso, la borsa che è uscita anche 6 mesi fa, da noi la potete trovare, ecco, a 5 volte meno il prezzo del negozio, della boutique. Uh-huh. Quindi penso che sia veramente, sì, una grande opportunità per tutti. Trovo anche questo, il gusto, no? Il gusto, perché il gusto di una volta, ora non è che deve andare a 30 anni fa, però adesso anche nei negozi ci sono queste grandi catene che, per l'amor di Dio, fanno delle cose bellissime, però il gusto del passato è un po', si va perdendo. Era più personalizzato, diciamo, no? Sì, si riusciva ora a più un mass market, diciamo. Bravissima. Come lo definisco io. Anche perché tu hai un'esperienza lavorativa, sì, sempre nel campo, insomma, della moda. Della moda, sì. Quindi hai cercato anche di mettere in evidenza degli aspetti del passato coniugati però con il presente. Esatto. Allora, se dovessimo dire, cioè, gli oggetti che sono all'interno, l'abbigliamento, abbiamo visto le borse, perché poi c'hai anche ci sono anche le scarpe. Ci sono scarpe nuove, usate. Per nuove non intendo che sono scarpe che la proprietaria non ha mai messo, e quindi magari quante trovi volte, quante volte compriamo e poi no, non ci si scomoda, non le posso mettere. Questo vediamo un paio di Labutin che in negozio vanno 1200 euro e da me le trovate a 200. Cioè, ecco, cioè, quindi ma molto di meno. Qui vediamo anche giustamente gli accessori. Accessori, poi una bellissima collana sempre di Chanel, però degli anni 90 questa. Ecco, che anche Chanel non fa più, non fa più, cioè queste cose questa un po' Questa bella bigiotteria un po' barocca, sì. Chanel ha un po' smesso di farla, si fa molto più così nei basic, come può essere la collanina d'argento con le 2C in cristalli. Mentre da noi trovate proprio ancora quei pezzi che magari sì, rappresentavano, sì, io li ho, guarda, Chanel. Infatti quelli di Chanel se ne... E allora potresti anche portarmeli. No, no, quelli me li metto io, figlia mia. Cioè, io sono datata come donna, quindi voglio dire, ancora me li tengo stretti. Giustamente, e fai bene. Quindi ecco, abbigliamento, accessori, scarpe, borse. Uh-huh. E i pezzi come vengono reperiti? Ecco, questo è interessante, Giulia, no? Perché insomma, non è facile a volte trovare dei pezzi unici che siano anche di qualità. Ovviamente quando ho aperto il negozio era vuoto, avevo bisogno di fornitori, quindi cosa ho fatto? Sono andata a Parigi, mm-hmm, ho cercato magari nei negozi come il mio, sono andata a New York da What Come Around Goes Around, che è un negozio famosissimo, usato anche per vestire le star di Sex and the City. Voglia! Mm-hmm. Ho reperito dei pezzi, ovviamente sempre semi nuovi. E poi niente, ho avuto la fortuna che appunto ho avuto questo grande lotto da Parigi e ho iniziato così. Perché insomma il vintage nasce lì, no? Londra, Parigi, insomma sono le città veramente, esatto, del vintage. Che ribadisco, il vintage a 25 anni di età deve avere il pezzo, mentre invece all'interno di Garderobe i pezzi massimo possono avere 5 anni. O anche dei pezzi vintage come Roberta Di Camerino, che magari può risalire agli anni 80, mm-hmm, possa avere... Anche possiamo definire vintage anche Romeo Gigli, perché non produce da tanto. È vero. Caterina Hammett. Comunque adesso i miei fornitori sono i clienti. Oh, e questo ci mettiamo noi in evidenza, perché i clienti, come hai detto giustamente anche prima, scarpe nuove comprate da una signora che noi donne per le scarpe abbiamo fissate, mai messe, e quindi a quel punto uno può portarle. Quindi qualsiasi cosa
che uno, voglio dire, potesse, viene valutata da te se è il caso o certo, non è il caso, ecco, certo. Come avviene questo momento? Avviene che praticamente la signora viene in negozio, mi propone i suoi oggetti che possono essere un vestito piuttosto che una scarpa, piuttosto che una borsa, io la valuto. Sì. E praticamente viene messa in vendita, ad vendita avvenuta la signora prende la percentuale. Ecco, e questo insomma è un'occasione anche per poter poi comprare un qualcosa che piace alla signora. Esatto. È sempre uno scambio. Esatto. Bene, allora, orari di negozio, tranquillamente, ci si può venire e trovarti esattamente in piazza Marchionna sì. 6, che poi molto più semplicemente la zona Marchionna, ribadisco, ad Arezzo. Posso dire un'ultima cosa? Dimmi. Il 4 e il 5 luglio sì. Alla Marchionna ci sarà una festa, diciamo, i sì. negozi apriranno fino a mezzanotte, ci saranno varie manifestazioni, tra cui una sfilata mia e di una mia collega che insomma, quindi il 4 e il 5 di luglio. 4 e 5 di luglio, zona Marchionna, vi aspettiamo perché sarà veramente una bella festa. Bene, e allora io ringrazio Giulia Tosi della Garderobe di Arezzo. Io ringrazio te.